Ma se immergiamo i nostri airtop in acqua diventano subacquei oppure no? Scopriamolo su Educational Channel, il canale Hippocamper. Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Hippocamper. Oggi questo video è sicuramente estemporaneo. Perché? Perché abbiamo scoperto un'installazione che insomma ci ha lasciato un po' di dubbi, un po' perplessi, quindi abbiamo definito che probabilmente poteva essere un argomento interessante. Stiamo parlando di Webasto, quindi l'installazione del Webasto sotto all'esterno del veicolo. Abbiamo, come vedete, trovato questa installazione di una unità STC 2000 in una posizione, la posizione più bassa, diciamo al centro del veicolo. Il veicolo è abbastanza basso, è già di su, e quindi la posizione del dispositivo posta così al centro e senza nessun tipo di protezione chiaramente espone il dispositivo a particolari agenti atmosferici che lo possono danneggiare. Comunque è ciò che il cliente ha lamentato, ovvero dopo una grandissima pioggia il dispositivo ha iniziato a non funzionare, ha dato errore H02, questo significa che il dispositivo non si è acceso per 3 volte consecutivamente. Per come ho visto l'accensione sul pannello multicontrol, molto probabilmente il problema sarà la candeletta, che probabilmente sarà andata in corto perché non fa proprio la procedura di accensione ma va direttamente in blocco, quindi è molto probabile che la lettura della candeletta non sia corretta, quindi sia andata in corto e andrà sostituita. Non so ancora che cosa troverò, ma lo smonteremo insieme, lo metteremo su banco e vediamo insieme con curiosità che cosa troveremo. Sfilando il tubo di aspirazione dell'aria comburente, questo è quello che è venuto fuori. Eccolo. Questo è praticamente gasolio emulsionato con acqua, perché evidentemente, a parte il fatto che non è stato fatto il foro inferiore, l'acqua che è stata prelevata, che è entrata all'interno, è entrata fino a sopra la camera di combustione. Questo non è assolutamente un buon segno. Vediamo di là, dall'altra parte, sullo scarico, dovrebbe esserci il foro, anzi c'è il foro, quindi questa situazione non la dovremmo trovare, però certo non si può dire. Vediamo, sì, probabilmente non la troveremo. Ecco qua il nostro bambino, adesso lo andiamo a curare. Diamo pure una bella pulita. No. Okay. Vedi che non... Il capo del carro ci attende le scrupolose indagini. No. Spagna, ci sono anche mesi. Scusa, non ha più... ...destinato a sfracellare il mio con come Mario Draghi. Ora fermo. ...di polemiche, dice, non soltanto in Italia... L'Unione Europea prende le distanze da Bruxelles, forse di Navalny. No? Tu hai sicuramente la... ok? Fammi una videochiamata sul... perché salta... Come fa a funzionare? Come fa a funzionare questo, scusa? Fammi capire. C'è sta l'acqua dentro. Te l'ho detto. No, il problema è che secondo me ha bruciato la candeletta, perché dà subito l'errore. Vabbè, ma adesso la vediamo, ora la vediamo la candeletta, quindi. Questa qua è la camera... Questa è la camera di combustione, sta dentro, ancora non siamo arrivati alla camera di combustione. Ecco qui cosa abbiamo trovato all'interno della camera di combustione, chiaramente acqua, vedete? Quindi logicamente continuiamo a smontare. Vedi, tiè, guarda che roba. Allora, questo è il risultato che abbiamo trovato. Chiaramente il bruciatore va completamente sostituito, perché l'interno è ricolmo di una mistura di gasolio e acqua, e quindi logicamente andremo a sostituirlo, perché è molto molto meglio. Ci daremo anche una pulita, rimonteremo poi tutto e lo proveremo. Abbiamo trovato il bruciatore nuovo che andrà sostituito, però sicuramente la candeletta, diciamo, io la sostituirei. Vediamo un attimo quali sono i valori.
deve essere 0,25-0,38 più o meno. Qui siamo a praticamente 1,1, quindi niente, la candeletta va sostituita, ma è quello che immaginavamo. Ok, quindi adesso sostituiamo la candeletta sganciando mediante una brugola da 2, quindi la candeletta viene sostituita. Se dovete sostituire solamente la candeletta, potete azionare solamente questa brugola da 2, la sfilate e la mettete nuova. Noi chiaramente la metteremo nuova inserendola direttamente qui lateralmente. Una volta sostituita la candeletta e il bruciatore, l'abbiamo inserito dentro, passiamo adesso a richiudere il tutto riaccoppiando appunto il bruciatore con la parte superiore del motore. Mi ero dimenticato di inserire questo piastrino che fa da schermo, come diciamo, da sicurezza alla candeletta, alla parte interna della candeletta. Ricordatevi sempre di fare il famoso mezzo giro per riprendere il filo, perché in questo caso noi abbiamo delle viti che al primo montaggio, alla prima installazione, quindi dalla fabbrica, sono state avvitate direttamente sulla fusione di alluminio e quindi hanno creato la filettatura. Quindi ecco, mezzo giro e poi la richiudiamo così, stringiamo per bene. Controlliamo anche le altre due, quattro viti, ce ne sono quattro in totale, e reinseriamo l'aria comburente. Dobbiamo inserire, prima di fare questo, ovviamente la guarnizione che abbiamo sostituito. Ricordatevi che ogni volta che si apre il dispositivo va sostituita anche la guarnizione, perché si deteriora. Appunto, la massa alla centralina, chiaramente accosteremo in maniera progressiva. 4-5. Inseriamo adesso la centralina. La centralina va posizionata in questo modo. Ci sono i punti di riferimento. Inseriamo i connettori. I connettori hanno un unico verso, non ci si può sbagliare. Se non entrano da una parte, non entrano proprio. Si devono inserire tutti bene fino in fondo, fino a che la guarnizione non tiene. Adesso reinseriamo la ventola. La ventola ha un verso e ha un come l'alberino ha un intaglio qui, vedete, un intaglio. Quindi dobbiamo prendere l'intaglio che è da questa parte qua, eccolo, lo si posiziona, si preme, eccolo qua. Che non strusci, perfetto, possiamo rimontare i carter. Ricordiamoci di avere tutti e quattro i gommini, carter inferiore. Considerate che questi due punti vanno come riferimento sui punti del carter. Qua, così, vedete, qua, e poi la parte superiore. Sì. Ok, siamo pronti al rimontaggio. Allora, abbiamo portato fuori il camper e abbiamo terminato il lavoro, rimontato il webasto sotto. Adesso proviamo l'accensione. Io in realtà l'ho già fatta, ovviamente, ho già fatto la prova. Quindi per accendere il multicontrol non facciamo nient'altro che, ci sono due possibilità: o si accende direttamente dal tasto in alto a destra, quando è bianco il dispositivo è spento, quando diventa verde il dispositivo è acceso in fase di riscaldamento, e poi con la rotella possiamo eventualmente selezionare la quantità di calore, diciamo la potenza sostanzialmente,
questa in funzione però della tipologia di riscaldatore. Possiamo selezionare anche il tempo di lavoro e la temperatura. Se spegniamo diventa bianco, nel caso in cui vogliamo utilizzare anche la ventilazione possiamo tranquillamente andare su ventilazione, gli diamo il livello di ventilazione, gli diamo la durata e guardate che diventa celeste il tastino, l'indicatore. Questo significa che il dispositivo sta funzionando in funzione solo ventilazione. Lo accendiamo in funzione di riscaldamento, aspettiamo un pochino, io l'ho già chiaramente provato e vediamo se non ci sono anomalie. Come sentite dal rumore, il dispositivo è partito, sta iniziando a acceso il bruciatore e quindi sta iniziando a fornire il calore e non ci sono più errori sul display, quindi il nostro intervento evidentemente ha avuto successo. Ok? Quindi questo è stato un video veramente molto semplice, è in realtà inaspettato perché non avevo intenzione assolutamente, non era previsto, però lo abbiamo fatto perché secondo me è una cosa interessante. Vi ho fatto vedere la parte interna proprio del bruciatore, come si smonta tutto, per qualcuno sicuramente è stato interessante. Quindi se vi è piaciuto il video a questo punto mettete un like e iscrivetevi al canale, come al solito condividetelo con i vostri amici se ritenete siano dei contenuti interessanti e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito ci vediamo alla prossima.